Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a imparare questo bel groove. Per farlo, che chiaramente è il groove di Crazy Little Thing Called Love, una canzone rock and roll, infatti ho anche un bel basso rock and roll, anche se comunque i Queen, bisogna dirlo, non erano un gruppo prettamente rock and roll. Queste canzoni in stile appunto Elvis Presley un pochettino, deriva dal fatto della grande passione che Freddie Mercury aveva per appunto Elvis Presley. Lo sapevi? Infatti ci sono due o tre canzoni molto belle in stile rock and roll, ma principalmente poi Queen facevano comunque altro. Questa Crazy Little Thing Called Love è molto bella comunque e andiamo appunto a impararla grazie a meno con il mio metodo ebook interattivo basso e batteria, quindi per andare a vedere come incastrare un riff di basso insieme al riff della batteria, quindi messi insieme aumentano la potenza dell'audio, appunto quello che senti, il suono del basso è più bello se sotto c'è una batteria che ci suona incastrata bene insieme. Infatti in questo metodo ti trovi nella stessa pagina sia il video, quindi è interattivo, tu apri una pagina da browser e ti trovi il video dove ti spiego nota per nota come andare a leggere la partitura, come suonare il ritmo, le note, le posizioni, un mini video dove c'è tutti i sedicesimi della batteria e tutti i colpi che dà la batteria per poterli appunto individuare, prendere i tuoi punti di riferimento e suonarci insieme. Poi abbiamo la partitura. E poi abbiamo due audio, il primo ha una velocità più lenta, il secondo più o meno alla velocità originale della canzone, in cui questi audio hanno appunto la batteria, chiaramente, una chitarra acustica d'accompagnamento sugli accordi e poi il basso che suona tipo il primo giro, poi sparisce e ti lascia esercitare. Quindi a un certo punto il basso sparisce, devi essere tu che lo sostituisci, ci puoi studiare sopra, in questo modo secondo me puoi migliorare, puoi divertirti e quindi ti invito ad andare a vedere questo metodo. Lo trovi sul mio sito carlochirio.com, ebook, basso batteria, vedi ce ne sono tanti altri, puoi dargli un'occhiata. Se metti il codice sconto qua, basso batteria, puoi averlo anziché a 15 euro a 10 euro più IVA. Quindi riceverai questo link in cui puoi avere il metodo usufruibile con qualunque browser, quindi con Chrome, Internet Explorer, quello che vuoi. Quindi sia su tablet che su PC. Volendo, qua sotto c'è anche una versione dove acquistarlo. Ci sono anche versioni EPUB in cui puoi scaricarti tutto l'EPUB volendo. Avrai 20 riff tipo questo che andiamo ad analizzare adesso. Ne avrai altri 19 di canzoni famose divertentissime con il basso. Quindi vai a dare un'occhiata e andiamo sul groove. Il riff è principalmente su accordi maggiori, il re maggiore, che poi va a sol, la sua quarta. Allora, il re maggiore io vado a prenderlo non in maniera più tradizionale. Normalmente se mi dicono di suonare le note, la triade di re maggiore, io ho re, fa diesis e la. Quindi con questa diteggiatura 2-1-4 che è comoda perché la mano è ferma. Qua invece io voglio creare questo effetto slide e vado a prendere il Fa diesis con l'anulare o anche col mignolo volendo, se no con l'anulare, partendo dal Mi e scivolando fino al Fa diesis. Qua la mano con l'indice, se scendo giù di una corda, mi ritrovo il La che è la sua quinta, quindi tonica, terza, quinta. Su questa quinta, nella partitura, vedo ho due ottavi, però attenzione, non sono due ottavi dritti, straight, ma sono appunti da fare in maniera shuffle, quindi un ottavo come è scritto qua sopra per la lettura, l'ottavo shuffle, per facilità di scrittura si scrive come due ottavi normali, ma all'inizio partitura viene segnalato appunto che questi tatta vanno suonati un po' più larghi, in pratica devi pensare come se fosse una terzina, ta ta ta, dove non suoni a seconda, ta ta. Invece di leggere tatta, leggi ta 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 ta, è un po' più saltellante, ma vedrai che con la batteria
Comunque questa cosa ti verrà in automatico perché gli accenti che dà la batteria, se noi l'ascoltiamo bene, ci porta a suonarli insieme. E questo è un po' lo scopo poi del metodo. Quindi ricapitolando, re, fa diesis con lo slide, la, si, e poi concludiamo sul si, sulla sesta maggiore di re, che troviamo al tasto 9 della corda di re. Ripetiamo, andiamo sul sol. E facciamo la stessa cosa, il sole anche maggiore, tonica, terza con lo slide maggiore, quinta e sesta. Poi concludiamo il primo giro che viene ripetuto poi due volte, do, do, si, sol. Quindi spostiamo la mano, con il medio prendiamo il do al tasto 5, ne facciamo due do, poi si, ottavi, shuffle e sol. Ripetiamo due volte, poi concludiamo con l'ultima riga in cui la prima parte è uguale al re. Poi andiamo su si bemolle, io consiglio di prenderlo qua perché il suono è bello profondo, si bemolle due volte, do due volte e poi facciamo tipo il primo giro di re, fa diesis, la, questa volta quarto. E qua abbiamo proprio una terzina, si, la, si, re. Questa è la parte più tecnica che abbiamo, quindi l'ultima battute, le ultime due battute. Mi raccomando, quando suoni con l'anulare non alzare tanto l'indice, ma tienilo già pronto. Alza meno possibile le dita. Dopo, attenzione, abbiamo la pausa. Sul 4 abbiamo poi un bel suono di rullante, pan, che ci dà la ripartenza per ripartire con il giro. Proviamo ad andarlo a suonare un pezzo insieme prendendolo dalla base. Se parte. Ah, infatti non parte. Non parte perché ho una connessione molto precaria in questo momento. E quindi niente, pazienza, vediamo poi se parte quello più veloce dopo. Comunque, ti ringrazio ancora per aver visto questo video. Vai a vedere tutte le informazioni sul mio sito e noi ci vediamo poi al prossimo video.